la propria qualità, le proprie bellezze. E questa canzone è meravigliosa proprio per questo, perché non parla solo di quello che è successo nel 1800, non mi ricordo in che anno, che venivano sterminati i poveri indiani, ma parla di ora, cioè nel senso parla di... non siamo generali con la giacca uguale, siamo ognuno diversi, con colori diversi, con i nostri sogni, ognuno diverso dall'altro, certo, siamo insieme perché è bello essere insieme, però... vado avanti. La prossima canzone parla dell'Italia degli anni 60, scusa, degli anni 80, che però nasce, diciamo, questa canzone nasce proprio con la storia dell'emigrazione degli anni 60 e degli anni 70, e comunque tutta l'emigrazione italiana in generale. E infatti è un po' la colonna sonora di chi emigra dall'Italia, e sicuramente questa la conoscete tutti. Para 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 para. Buongiorno Italia di spaghetti al tempo, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Con più donne sempre meno fuori. Non c'è un'Italia tutto. Bravi! Con gli occhi pieni di marito. Ancora! Buongiorno qui. Lo sai che ci sarà. Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Chi la conosceva questa?
Quindi questa è la colonna sonora di noi emigranti, o comunque di figli di emigranti, di chi non è in Italia ma ogni tanto ci va. È una canzone è conosciuta quasi più al, cioè è conosciuta all'estero quanto in Italia, anzi se la cantate tutti la conoscono. Quindi che succede alla fine degli anni 50? Ovviamente noi si sta cantando canzoni degli anni, questa era 83 mi pare, quelli di prima degli anni 70, alcuni degli anni 60. Si affermano alcuni cantanti italiani e prendono a modello i rocker americani come Elvis Presley, Paul Anka e Platter. Nel 58 Dolly Dallara lancia Come prima, più di prima ti amerò, la prima canzone ritmica italiana che assume cioè gli elementi della musica rock. Si determina così una spaccatura fra i melodici, cioè cantanti che restano legati alla tradizione della canzone italiana, e gli urlatori, cioè cantanti che accolgono elementi tipici del rock and roll. Fra questi ultimi si impone dapprima Beppino Di Caprio, che rinnova la canzone napoletana, ricordiamoci, inserendo dei ritmi roccheggianti, ma è Domenico Modugno che nel 58 trionfa a Sanremo con Nel Blu dipinto di blu a portare una decisa ventata di novità. Ma questo volevo fare più verso la fine, sono dall'altro, però verso la fine. Il successo mondiale di questa canzone apre le porte della notorietà a cantanti come Mina, Adriano Celentano e Gianni Morandi, che resteranno per decenni fra i cantanti italiani più conosciuti al mondo. Quindi, ora, la prossima canzone magari non la conoscete, però la volevo, l'ho messa, che è Margherita, perché è una canzone cantata da Richard Cocciante, conosciuto anche in Francia, o Riccardo Cocciante, che è uno dei pochi cantanti che ha cantato nelle due lingue. Tutto qua, quindi ve la canto perché insomma. Mi raccomando là in fondo, c'è troppo brusio, per favore. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero, fatti grande dolce luna e riempi il cielo intero, e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito, sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte perché lei vuole l'amore, poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore, poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccole, perché lei ama i colori, raccogliamo tutti i fiori, che può darci primavera, costruiamole una culla, per amarci quando è sera, poi siamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella. Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto, perché Margherita è mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. La, 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 la.
Margherita, Margherita adesso è mia. Grazie, chi la conosceva questa? Un po' meno, però vabbè, Riccardo Dolciante è uno di quegli artisti che è riuscito a farsi conoscere sia in Italia con canzoni cantate in italiano, sia in Francia con canzoni cantate in francese. Un'altra potrebbe essere Dalida o... non ce ne sono tanti, però ecco, sappiate che comunque c'è sempre stato un legame tra l'Italia e la Francia. E cosa volevo dire? Sì, tipo molti cantautori italiani, come sapete, si sono ispirati da cantautori francesi. All'incontrare non so se, insomma, se viceversa, non so se è successo, però comunque c'è questa relazione molto, molto, diciamo, stretta tra l'Italia e la Francia per quanto riguarda la musica cantautorale. La prossima ovviamente è una canzone, diciamo, che ho inserito perché l'Italia è anche generatrice di nuovi tipi di... sappiate che con queste canzoni qui nasce la disco music. Comunque ora è un grande parolone, ma c'è una branchia, un ramo della musica disco che è la Disco Italia, che si basa su queste canzoni qui. C'è questa, c'è quelle da Umberto Tozzi, insomma, ce ne sono diverse con i quali, diciamo, si influenza nelle due direzioni la musica disco. Quindi la canto un pochino diversamente perché questo andrebbe fatto con i sintetizzatori e la batteria. Felicità è tenersi per mano, andare lontano. La felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente. La felicità. Perdona, Pettino, collega il DIC e un pesce o se eleva de fer le cour. Allora, il fuoco per me le fenetre, sempre no. Les Italiens font toujours trop de bruit. C'est toujours la même histoire. On se fait reconnaître partout. Et alors, fermez les fenêtres, s'il vous plaît. Vous avez tout fermé? Vous avez fermé toutes les fenêtres? Bon. Très bien fermé. Ok. Donc, on cherchera si hanterà, però magari con il cuore più che con la voce. Oui. Vraiment, moi, c'est lui, vous, il doit être chanté, mais vous, moi. Non. Il nous a dit que c'était très dérangeant de faire les cours, comme ça. C'est ça, la musique, c'est toujours très dérangeant, mais il ne faut pas s'arrêter de la chanter. Bon, pas toujours à l'école, mais voilà, si on est dehors de l'école, donc... La musica è l'anima dell'umanità. Felicità. Può cantare con noi, felicità è tenersi per mano, andare lontano. La felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente. La felicità è restare vicini come bambini. La felicità, felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende. La felicità è abbassare la luce per fare pace. La felicità, felicità, felicità. Felicità è un bicchiere di vino con un panino. La felicità è lasciare un biglietto dentro al cassetto. La felicità è cantare con voci quando mi piace. La felicità, felicità, senti nell'aria c'è già la nostra canzone, l'amore che sa come un pensiero che sa di felicità. Felicità è una serie
sia sorpresa, la luna cerca la radio che va. È un biglietto d'auguri pieno di cuore la felicità. È una telefonata non aspettata, la felicità, 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 felicità. È una stella di notte l'onda che parte, la felicità. È una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. Aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole avvocato che va, come un sorriso che sa di felicità. Nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Quindi cosa succede negli anni 60? Negli anni 60 si affermano i primi cantautori. Allora, il cantautore è qualcosa, insomma, non c'è da tutte le parti, dai. E la contrapposizione tra melodici e urlatori non ebbe né vincitori né vinti. Il vero elemento di novità negli anni 60 fu costituito da un gruppo di musicisti che prendevano a modello i chansonnier cantatori francesi come Georges Brassens o Jacques Brel, Juliette Gréco e Gilbert Bécaud e altri, le cui canzoni parlavano un linguaggio più aderente alla realtà e nello stesso tempo recuperavano alcuni aspetti della tradizione popolare. I cantautori italiani così furono detti, poi scrivevano i propri testi e le proprie canzoni, al contrario dei loro predecessori che si limitavano ad interpretare canzoni scritte da altri. Misero in discussione alcuni dei canoni tradizionali della musica leggera. Le loro canzoni si basavano su un accompagnamento semplice, spesso affidato solo alla chitarra, inoltre davano la massima importanza al testo. Affrontavano talvolta temi sociali, ma soprattutto rinnovavano il repertorio dei temi tradizionali come l'amore e la famiglia, evitando l'odio comune e le banalità. I cantatori più importanti degli anni 60 sono quelli appartenenti alla cosiddetta scuola genovese: Umberto Bindi, Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, che avevo già cantato, e si affermano però anche i milanesi Giorgio Gaber, Enzo Iannacci e l'artigiano Paolo Conte e l'istriano Sergio Endrigo. Quindi è quello che succede un po' in questi anni 60. La prossima canzone non è un cantautore, è Umberto Tozzi, che ovviamente conoscete. Metto ovviamente canzoni che magari insomma, qualcuno di voi le ha già ascoltate, sì, forse grazie ai vostri genitori, immagino, ai vostri nonni, insomma, o forse le ascoltate anche voi, no? Ditemi, cioè, chi è che le ascolta anche senza l'influenza dei genitori le canzoni che abbiamo cantato? Quindi le ascoltate. Vai, bravi, bravi, vanno ascoltate queste canzoni, vanno fatte vivere, insomma, nelle vostre serate. Ti amo, in sogno ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti. Amore sbattendo le ali d'amore.
Nel 60 è successo tantissime cose in Italia dal punto di vista musicale. Nascono anche i primi complessi beat accanto ai cantautori della seconda metà degli anni 60. Si affermano anche in Italia primi complessi come i giganti di Dick Lefif 84, nati sull'onda del successo dei complessi inglesi e americani. Questi gruppi inizialmente si limitarono a reinterpretare e a imitare le canzoni dei complessi stranieri, ma ben presto svilupparono uno stile originale legato alla tradizione melodica italiana. Fra i più significativi quelli questa stagione musicale ricordiamo I Ricchi e Poveri, Mattia Bazzari, Fu, alcuni complessi come PFM, Le Orme, accolsero invece la tendenza più sperimentale del rock, ma senza ottenere un grande successo in pubblico. Quindi io andrei avanti con sempre Paolo Conte, a parte forse... Che ne sono? Sì. Che ne sono? Ah, non mi sa, credo fosse più tardi. Allora sì, si fa anche Paolo Conte. Questa qui la metto perché mi sono dimenticato di dire una cosa fondamentale dei cantautori. E il cantautore è poesia, cioè nel senso, i testi dei cantautori, se voi, si potrebbero fare a scuola, nella letteratura, si potrebbero, alcuni testi della musica italiana potrebbero essere scelti per, al posto, che ne so, di un pascolo, di un foscolo, per raccontare un momento. La poesia è immortale, è un testo che può essere, diciamo, scritto e letto per sempre. E vi leggo un passaggio della prossima canzone, un passaggio che descrive ovviamente questi anni qui. E sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto ed un'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Farà piacere un bel mazzo di rose o anche il rumore che fa il cellofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta merda ha fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. Tra i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, ma al cinema baci tu. Sono piccoli scorci, sono piccoli, e tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai, mi piace restare qui sullo stradone infolverato, se tu vuoi andare vai. E quindi continua, sono piccoli momenti, sono piccoli fotografie di un'Italia degli anni 60 che si doveva riscattare dalla guerra, quindi c'era Bartali, ora, non so a chi si può comparare oggi Bartali, ma Bartali è stato un eroe italiano, cioè che ha vinto il Giro d'Italia, il Tour de France, era insomma, un grande corridore, un grande ciclista, e Paolo Conte gli dedica questa bellissima poesia che ovviamente poi lui trasforma in musica, e quindi veramente chi la conosce magari è un po' meno conosciuta. Farà piacere un bel mazzo di rose o anche il rumore che fa il cellofano, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e un'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. E quanta strada nei miei sandali, quanta ne mi ha fatta barcare. Quel naso triste come una salita,
gli occhi allegri da italiano, in chita e i francesi ci rispettano, e le palle ancora mi girano, e tu mi fai, andiamo ad andare al cinema, e al cinema baci tu, bra pa pa pa, bra pa pa pa, bra pa pa pa. Un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui, a volte le donne sono scontrose o forse ha voglia di fare la pipì, e tramonta questo sogno all'arancione e si gonfia ricordi che non so, mi piace restare qui sullo stradone, mi porterà se vuoi andare vai e vai che io sono qui ti aspetto Bartali salpicando su questa nariz, da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, i francesi che si cadono e i giornali che volassano, c'è un po' di vento a mai alla campagna, c'è una luna in mezzo al blu, bra pa pa pa, bra pa pa pa, bra pa 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 pa. Pa 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 pa. E De André fa tante cose, traduce Brassens, scrive molto, ha scritto non so quante centinaia di canzoni e prende anche delle canzoni popolari, canta in dialetto, ha cantato in dialetto genovese, ha cantato in dialetto sardo, perché lui negli anni 80-90, insomma fu, no, 80 forse, 79, insomma, fu rapito in Sardegna per 70 giorni, 90, insomma, 3 o 4 mesi, e come, diciamo, il suo modo per raccontare questa storia, di questo rapimento, c'era l'anonima sofessa all'epoca, fu quello di cantare nella lingua sarda, quindi fece tutto un album in sardo. Quindi ha fatto album di tutti i tipi, quindi in italiano ovviamente, in tutte le lingue possibili, e in questa canzone che canterò ha preso una canzone popolare del 1600 in inglese, in cui il testo è molto rappresentativo della cultura inglese, e con questa, facendoci una traduzione ovviamente molto molto bella. Delle volte tra l'altro le canzoni di De André tradotte da Brassens per esempio sono delle canzoni, secondo me, ancora più belle. Delle volte ci sono delle canzoni di De André tradotte che sono, secondo me, più belle dell'originale. Comunque, questa è una delle, penso sia meglio dell'originale. E si chiama Jordi. Jordi, vabbè, non vi racconto la storia, è scritta. Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Jordi. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro, rubo sei cervi nel parco del re, vendendo voi per denaro. Se latte il suo cavallo dalla bianca criniera, se latte lei il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera a implorare per Jordi. Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro, rubo se cervi nel parco del re, vendendo per denaro. Se
l'arte da sola, salvate il suo sorriso, non ha 20 anni ancora, cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Giordi potranno salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro, rubo se cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, rubo se cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Brava, brava, va coltivata, va coltivata. Questa vabbè. Ogni canzone bisognerebbe raccontare giorni e giorni, però basta leggere il testo e c'è la storia di questo ragazzo, insomma, venne impiccato in Inghilterra perché aveva rubato qualche cervo. Allora, si va avanti. Quindi siamo negli anni 70. Cosa succede negli anni 70? Emerge una nuova generazione di cantautori, che è esattamente più o meno dove siamo arrivati e dove sono nato io, per questo insomma ve le canto, perché cioè, alla vostra età me le sono sentite alla radio all'infinito, l'ho sentite cantate, l'ho sentite cantare, l'ho sentite suonare. Mentre i complessi esauriscono in pochi anni la loro antica innovativa, i cantautori affermatisi negli anni 60 riescono a lasciare un segno più duraturo, influenzando le generazioni successive di musicisti. Durante gli anni 60 si afferma un nuovo gruppo di cantautori, primi fra tutti Lucio Battisti, infatti ce n'è diversi di Lucio, il quale ottiene un grandissimo successo anche grazie alla collaborazione con Mogol. Quindi c'è questa sinergia tra Mogol e Battisti, tra l'altro Battisti e Mogol partono per più di un mese a cavallo in giro per l'Italia. E secondo me, diciamo, da questo viaggio nasce, secondo me, uno dei più bel album della storia italiana, che è Emozioni. Dentro Emozioni, che è anche il titolo di una canzone, ci sono tutta una serie di canzoni da brividi, insomma, meravigliose, no? Ma anche con Mina ha collaborato, no? Certo, poi con Mina ha cantato Lucio, sì. E Lucio Battisti, che si può dire... Allora, lo sai perché non ho cantato donne? No, infatti volevo... Di voce. Esatto, io cerco di essere il più possibile fedele e sincero nella musica. Quindi, per cantare una donna, secondo me, ci vuole una donna. E viceversa, nel senso... Le donne in Italia sono state meravigliose, infatti... No, ci tenevo a dirlo perché... Brava. Esatto, Mina è la voce, È un monumento. Mia Martini è un altro monumento. Se conoscete Mia Martini, se conoscete c'è anche la storia della sua vita, è meravigliosa. Cioè, una donna che ha dato la vita per la musica con una voce che ti trasporta oltre l'universo. Perché c'è una canzone di Mia Martini, e almeno tu nell'universo, e tutte le volte l'ascolto, cioè, vengono le lacrime perché veramente è profonda. E se no c'è Fiorella Mannoia, ci sono tantissime, diciamo, la realtà del musicale italiana, le donne, ma anche oggi sento c'è Elisa, ci sono tante cantanti, Irene Grandi, insomma, che comunque mantengono forte, diciamo, la partecipazione del femminile. Io non le ho volute cantare perché non è il mio timbro, non mi sembra di rispettare, diciamo, questa sincronicità che c'è. Quindi ecco, per questo motivo, però sì, ha fatto bene. Quindi la prossima è questa storia, questa
c'erano due o tre canzoni che sono un po' senza tempo, sono molto eteree, che danno, direi, una speranza, una fiducia nella vita, nella società, nel mondo. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre in una a noi.